Bentrovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea canale 178. Inizio sempre così, beh, insomma. Oh, scherza scherza, sono 47 anni che faccio questo lavoro. Eh? Allora, scherza scherza. Il famoso detto io cinese, così guardiamo, si salvavo, vale sempre. Però certo oggi Ragusa, la provincia di Ragusa, che non ha fatto andare i ragazzi a scuola, che ha lanciato l'allarme, se ne poteva fare a meno. Io non critico e non mi permetto assolutamente di dirlo, perché ha fatto benissimo il sì, qualunque sindaco della nostra provincia, che ha deciso di fermare la scuola. Perché? Vabbè, da noi non c'è stato nulla, ma la vicina Malta, Malta è a 70 km, non è che chissà dov'è. Guardate, queste sono immagini di Malta. A Malta ce ne sono stati allagamenti fortissimi, ha grandinato, ha nevicato, cioè a Malta c'è stato l'inferno nel giro di un'ora e mezza, come capita quando ci sono queste tempeste, questi tornadi, queste bombe d'acqua. E quindi diciamo, da noi non c'è stato praticamente nulla, ha piovuto soprattutto sulla costa, perché ecco, zona marina di Ragusa, fino ad arrivare a Malta, dove c'è stato proprio il centro del maltempo, e Malta l'ha sofferta questa cosa. Noi però, per dirvi la verità, ecco, non abbiamo avuto problemi. Allora uno cosa dice? Vale la pena fare questi allarmi o non vale la pena? Io dico che comunque vanno bene, perché capite, non fai l'allarme, poi succede qualche cosa, come fa un sindaco? Come fa? D'altra parte dobbiamo anche dire che la più grande paura di una amministrazione è che venga raggiunto il sindaco, dà un bel avviso di garanzia per una cosa del genere o per abuso d'ufficio. Tant'è vero che il governo Meloni sta proprio pensando ora che sarebbe il caso di togliere questa storia dell'abuso d'ufficio, comunque ridurlo a massimo, perché molto dell'inghippo burocratico è questa paura, la paura dell'abuso d'ufficio o quello al contrario, di non fare le cose che secondo alcuni dovrebbero essere fatte. Perché l'abuso d'ufficio in pratica, devo dire la verità, è un blocco psicologico. Quando un sindaco deve prendere una decisione di quelle difficili, o ha le orecchie belle grosse e quindi ha il coraggio di fare certe cose, oppure se è un pusillanime dice no, prima che qua mi denunci, ma quella cosa è importante, no, lascia stare. E di sindaci così ne conosco tanti, non a Ragusa, non in provincia, ne conosco tanti sindaci che preferiscono non fare pur di non rischiare di avere qualche bel avviso di garanzia. Quindi il fatto che quando ci sono le allerte si decide di prendere appunto delle decisioni drastiche non è sbagliato, quindi continuiamo così. Il bollo auto, e la cosa è particolare, perché pensate che le agenzie, queste che fanno il disbrigo pratiche, lo avevano detto già ad agosto, perché questa storia del bollo in Sicilia, che si poteva pagare entro il 30 novembre, tutto il passato, dal 2015-2016, senza né tasse né sovrattasse, quindi pagando il bollo nudo e crudo, questa cosa lo sapevamo da agosto, meglio, lo sapevano da agosto, ma noi cittadini, siccome siamo, vedete, ci sono persone che vivono in un mondo tutto loro. Ci sono quelli che sono collegati su Facebook in qualunque istante, sanno bene cosa fanno qualche cretino in Thailandia che ti fa vedere come fa la pizza, però non sono collegati con il mondo e vivono magari nella loro, vanno a pesca, no scusa, pesca no, non se la prende, cioè vanno in giro, stanno a mare, fanno cose, e poi però si dimenticano che c'è un mondo intorno a loro.
un mondo intorno a loro, e poi lo scoprono all'ultimo momento. Siamo andati tutti, io no, io sapevo di non avere pagato alcuni anni del bollo, delle due auto, della televisione, quindi siamo andati a pagare, c'era tantissima gente. Ora pare che lo abbiano prorogato, anzi è sicuro almeno di un altro mese. Sapete cosa è successo in questi giorni? C'è stato un incasso pauroso, cioè la regione si è trovata qualche 200 e passa milioni di euro che sono stati pagati dai cittadini che erano insolventi, che se l'erano dimenticato di pagare, e che quindi la regione si è trovata ora bello 200 milioni di euro, e se ne troverà ancora di più, perché l'occasione è ghiotta, non si può perdere. Se tu non hai pagato il bollo del 2016, ti assicuro che ti arriverà la bolletta dell'Agenzia delle Entrate, e non solo ti fa pagare il bollo, ti ci mette la sovrattassa e la sanzione, quindi se 200 euro diventa 350, ti conviene pagarli, è uno. Questa è quindi un'ottima cosa questa che ha fatto la Regione. Non bisogna certamente cancellare i debiti, perché allora sarebbe troppo facile, lo dico io, che non si devono cancellare, ma che uno possa fare questo ravvedimento operoso, pagando comunque, perché in quel momento non aveva la possibilità, non ci ha pensato, mi pare una cosa buona, e la Regione incassa tanti soldi. A proposito della Regione, c'è uno sforzo culturale che la Regione vuole fare in questi tempi, non so se si chiama Area Schifani, non so se c'è, insomma la Regione ha capito che questa nostra terra potrebbe vivere molto di turismo e di beni culturali, anche perché devo dire che se, come dicono, che il 30% dei beni culturali italiani stanno in Sicilia, vuol dire che qualcosa avremo. Però bisogna cambiare sistema, bisogna dare una innovazione, un modo nuovo per far fruire ai cittadini questi beni culturali. Possano essere monumenti, possono essere musei, possa essere qualunque cosa, bisogna permettere di fruirli con un nuovo modo. Ora vi faccio vedere un filmato di un minuto e mezzo, l'ho fatto anche la Rai, ce l'ho dalla Italia Press. La nostra Patrizia Monterosso, che praticamente è un funzionario della Regione onnipresente, da tutte le parti, qualunque, c'è sempre lei. Proprio è un personaggio onnipresente, ora si occupa anche di musei, ha presenziato ad una iniziativa, io vi faccio vedere questo minuto e mezzo perché poi commentiamo del nostro museo, vediamo.